Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo qui con la solita carriera del Trapani. Nell'ultimo gameplay abbiamo fatto veramente un'ultima partita stupenda e ci siamo ripresi la prima posizione del campionato come Trapani. Andiamo subito a giocare col Torino. Allora, giochiamo col doppio trequartista. Manera dobbiamo totalmente toglierlo proprio dagli schemi perché sta messo malissimo. Abbiamo Mulè che sta bene, però stanno bene anche gli altri centrocampisti, quindi non li toccherei. Vitor Silva magari lo mettiamo nel secondo tempo e io direi che cominciamo così. Mi stavo vedendo oggi un gameplay che è uscito l'altro ieri, che per voi è tipo il numero 7, quindi quando vedrete questo video l'avete già bello che visto. E mi sono reso conto di come è cambiata la nostra squadra durante tutto questo tempo. Cioè, ci sono tantissimi giocatori che nel gameplay numero 7 io avevo e su cui puntavo, che oggi non sono nemmeno più in squadra. Perché in effetti, lo dicevo anche in quel gameplay, il concetto era questo: prendere la squadra più scarsa della Serie B, farsi un primo campionato di B dove facevi un medio campionato, fare un buon calcio di mercato, dominare poi la B, salvarsi in A o addirittura andare nelle coppe in A, perché se domini la B comunque sei una buona squadra, e poi magari puntare più in alto. Invece ci è capitato di vincere il campionato di B, tanto ormai lo posso dire, nel senso che lo sapete benissimo, e addirittura adesso essere primi alla prima stagione in A. Cioè stiamo facendo Claudio Ranieri style. Mamma mia. Allora, Christensen, Bier, per Caputo, che la scarica su Marquez, l'ha visto subito da Cruz, il tiro, il gol. Mamma mia, ormai abbiamo degli schemi, veramente degli schemi assurdi. Riusciamo, soprattutto con le squadre un po' meno forti, tipo il Torino in questo caso, riusciamo a giocare molto bene. Poi, come avete visto, incontriamo squadre più forti tipo l'Inter e ci battono 1-0. Quindi, tanto non cattiamo vittoria perché è capacissimo che poi il Torino ci fa qualche scherzetto. Dai che è passata. Dai che è passata. Marquez. No, non dovevi fallirla così. Non dovevi fallirla così. Ho dato un passaggio filtrante. In qualche modo la palla ci è tornata. È vero che era un po' contrastato, ma doveva tirare meglio. Doveva tirare meglio. Per quello nello scorso gameplay ho detto che Marquez rischia, eh? Rischia perché se ci arrivano le ali potrei decidere di mettere Caputo come centrale titolare. Mamma mia Christensen, daglia, daglia a Caputo che trova Marquez che è in fuorigioco. Non mi sembrava quando ho passato, invece era ampiamente in fuorigioco, erano tutti e due in fuorigioco, sia Marquez che Dagross. Possesso palla per ora nettamente nostro, ma ripeto, non cantiamo vittoria perché PES lo sappiamo bene, è un gioco difficile nel quale bastano due azioni per perdere una partita. Caputo. Tiro da fuori? Ci abbiamo provato. Kun'sa, dai! No, non l'ha presa di testa. Diamo un contropiede a loro. In qualche modo ce la siamo sfangata. Ma continuano loro con Spina. Berisha, attenzione al cross. Lo fallisce. Giunca allontana, ma la riprendono loro. Attenzione, questo potrebbe tirare invece Kun'sa. Come l'ha fermato? Come l'ha fermato? Caputo, si ferma. La dà per Marquez che l'ha visto. In qualche modo la palla arriva di nuovo a Caputo. Non dovevo passarla a lui. Non la volevo passare a lui, per la verità. L'hanno presa loro. Attenzione. Ricominciano da dietro anche loro. Un
L'abbiamo contrastato, ma la palla è ancora loro. Attenzione, attenzione. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare attenti. L'abbiamo preso. Non riuscivo a toglierlo io, non riuscivo a togliergli quel pallone. Il Gallo Belotti ci ha segnato. Ho cercato di contrastarlo 2 o 3 volte con il tasto X, ma niente, va bene. Ricominciamo. Da Cruz. Per Marquez. Che la dà a Caputo. No, Caputo. Non ci arriva, il passaggio era leggermente errato. Da Cruz sblocca il settimo e Belotti pareggia al 43esimo. Possesso palla esattamente perfetto, 50 e 50. Abbiamo perso parecchio possesso palla. Cerchiamo di ribaltarla di nuovo nuovamente. Ah, BR. Oh, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Io pensavo gli desse il fallo. Dalla ha caputo che solo se si girava meglio, se si girava meglio. Non mi sta giocando fortissimo Caputo, questa partita. Ha fatto troppi elogi, si è montato la testa. Attenzione, attenzione, signori, che dobbiamo fare? Belotti è forte, oh. Belotti è veramente forte. Belotti è veramente forte. Meno male che Ureta si è opposto in questo modo, perché rischiamo di perderla addirittura. Faccio l'angolo corto per loro. Poi vanno al cross, per fortuna sbagliatissimo. O l'ho toccata io? No, no, sbagliatissimo. Con te alla prossima azione toccherà fare qualche cambio. Dai, grandissimi. Dai, che l'hai visto? L'hai rivisto? Da Cruz? Mamma mia, da Cruz. Bellissima azione, l'abbiamo liberato bene. Ma ha fatto un gran gol perché aveva l'avversario davanti, se non erro. Rivediamola. Marquez. Da Cruz. Che la dà a Caputo. Che la ridà a Marquez di nuovo per da Cruz. Bello, bello, mi è piaciuto. Mi è piaciuto e andiamo subito a modificare il nostro schema di gioco. Togliamo Marquez e mettiamo Russo, togliamo Caputo, mettiamo Fedato. E poi da Cruz sta troppo bene per toglierlo. Chi facciamo riposare? Facciamo riposare Burame, ci mettiamo Milian. Perfetto. Tre cambi per noi, cerchiamo di portarla a casa. Vai, fermalo. Lascialo. Oh. Via. Via il pallone. Via. Russo, l'hai visto da Cruz? Hai dato un po' male. Da Cruz, di nuovo per Russo. Russo, fermati. Dalla da Cruz. No. Sto giocando male, giocando male. Fedato, grandissimo. Fedato. Che cosa ha preso il portiere? Cosa ha preso il portiere? Ricominciamo da dietro. Mamma mia, che ha preso. Vabbè, va bene così, dai, Pierre, va bene. Va bene così. Buon tiro. Bella azione prima, veramente bella azione. Il portiere si è superato proprio alla grande. L'avevo visto che era solo. Attenti. Quanto abbiamo rischiato, soprattutto sul secondo tiro, ci ho avuto i brividi. Sul primo, gran parata di Ureta che non avrebbe potuto fare niente su una ribattuta. Per fortuna, la ribattuta è andata scoordinata e quindi è andata totalmente fuori. 84esimo, cerchiamo di non fare cavolate ora.
posso di fraseggiare, tenerla lì. Non facciamo cavolate tipo questa. Comunque, riusciamo ad arrivare ugualmente sul pallone, ma poi Russo lo perde. Complimenti, Russo. Bravo, gli fa fare un bel contropiede finale. Bravissimo proprio. Dai, l'avevo toccata, l'avevo toccata. Fino alla fine a noi ci piace rischiare. Stavolta per non fare cavolate tipo quella partita dove ho passato all'attaccante, lanciamo lungo e via. La partita finisce, ma ci hanno fatto penale fino all'ultimo. Grande il Torino, quello veramente bello. All'inizio sembrava tutto semplice e invece poi ci hanno complicato le cose, ma veramente tanto tanto. L'Inter vince, la Fiorentina vince e la Juve non la vediamo mai, ma ha vinto. Quindi rimaniamo tutti compatti, ha vinto anche il Milan che sorpassa il Napoli. Ma la Roma come sta messa male? Sono romanista, quindi comunque anche nei giochi vedo come si posiziona. Bologna. Allora, andiamo a vedere che ci chiedono, ci dicono l'ufficio allenatore. Messaggi. Vabbè, lo stile di gioco che cambia non ci interessa nulla. Prossima partita. Schema di gioco. Oh, bello, Gonzaga sta malissimo e anche Mulè sta malissimo. Quindi chi mettiamo? Mettiamo Calugin. Può fare il centrale. Mettiamo McDowell qui. Burame non sta tanto bene. Mettiamo Milligan. BR andiamo a mettere Vitor Silva. Golfo sta molto bene. Per fortuna lo mettiamo al posto di Dacruz. E Russo per Marquez. Ci proviamo? Proviamo, sta talmente tanto bene che gli do fiducia. Mamma mia, no, stavo vedendo tutti e due i difensori che mi porto in panchina non stanno male, peggio. Comunque vanno così, che dobbiamo fare? Va bene così, partiamo con la partita, oramai mi sta uscendo sempre, va bene così, che non riesco a esprimermi, sono troppo stanco in questo periodo, sarà, ripeto, questo brutto periodo di quarantena dove io comunque, ripeto, esco perché per lavoro devo uscire, ma è stressante avere sempre la mascherina, è stressante avere sempre i guanti, non poter avere contatto umano, non potersi, che ne so, toccare l'occhio se ti prude e così via, dover ogni santo giorno pulire tutto con alcol o disinfettanti, cioè è un po' stressante insomma. Comunque, non ci distraiamo, che qui ci stanno già rompendo. Bologna era partito subito all'attacco. Cerchiamo di contrastarli, perché qua la vedo brutta. La vedo brutta. Caputo, bravo. Bravo, Diella lì, esatto, se non la perdevi. Cambiamo tutto su Giunca. Manera. Per Golfo, bel passaggio gli è uscito. Russo. La dà Vitor Silva che vede Caputo. Gli ha dato troppo lunga. Ci ha provato Caputo in scivolata a prenderla, ma era un po' troppo lunga. E Lander. Bagliè. Matiello. Fermiamolo, bravissimo. No, non mi sembrava fallo. Non mi sembrava fallo. Comunque, facciamo a ritrarre Russo. Andiamo a dare una mano alla difesa. Quello lì è Russo, però c'ha sto vizio che perde il pallone. Veramente un brutto vizio. Golfo. Vede proprio Russo. Oh, di tacco sotto le gambe. Ancora un altro tacco. Il calcio champagne per il Trapani.
futile, proprio, cioè, comunque molto sterile, ma in qualche modo entriamo in area. Russo fa un bruttissimo tiro, però eravamo riusciti a entrare in area con questo bellissimo passaggio. Non so se era Milligan o Bier. Tanto sta suonando un allarme, voglio capire come fa a suonare l'allarme se non dovrebbe girare nessuno. Da tanti abbiamo un parco, purtroppo c'è sempre troppa gente coi cani. Pure prima è passata la polizia e gli ha intimato di starsene a casa, però la gente non vuole capire. Per Pasqua, basti pensare che per Pasqua hanno fatto le file per andare al mare. Di che stiamo parlando? Oh, il Bologna mi sta mettendo in serissima difficoltà, eh. Ma proprio seria difficoltà. Ecco, abbiamo ridato il pallone. Grandissimo contrasto, grandissimo proprio il contrasto. Russo, dai, non ci deludere sempre. Mamma mia, brutto passaggio, Russo. Che brutto passaggio che dà Manera. 43esimo, non abbiamo fatto nulla. Mentre loro stanno giocando bene, devo ammetterlo, stanno giocando molto meglio rispetto a noi. Molto molto meglio, cioè, per ora se la meritano loro. Guardate, 4 tiri contro un solo tiro nostro. Così, sta andando così questa partita. Sta andando così. Manera. Per Golfo che vede Russo al centro. Scarica su Caputo. Ha tirato mentre scivolava. Ha tirato veramente male. Il centrale, infatti. Tiro forte ma centrale. Il portiere ci è arrivato molto bene. Dai, ferma sto Santander che ci sta veramente mettendo in seria crisi. Passaggio filtrante per Caputo che entra in area da solo. No. Golfo, non ci sei arrivato sul tapin. Potevi fare un gran bel gol, Golfo mio. E niente. Siamo più pericolosi, ma non riusciamo a chiuderla. Siamo ancora in attesa del primo gol. Per il momento 0-0. Con te, la ruba a Santander. Vitor Silva per Russo. Che vede Caputo. Sbaglia tutto Caputo. Non sta giocando per niente bene Caputo. Senti, vediamo se possiamo cambiare qualcosa. Il primo che cambio è proprio Caputo, che non mi sta piacendo. Mettiamo Fedato. Aloy. Aloy per Milligan. E poi mettiamo come centrale. Madonna, no, Tolomello fa schifo come centrale. Pensavo fosse un po' più forte. Tolomello è un po' che non gioca, ma non sta tanto bene. Senti, facciamo solamente due cambi. Brutto, brutto intervento di Vitor Silva. Si prende il giallo e non lo cambio, però. Vediamo un attimo. Abbiamo messo Fedato, vediamo se può dare una minima scossa in più. Dai, McDougall, ce l'hai? Fermalo. Passaggio proprio per Fedato. Scarica subito sul Russo. Passaggio per Golfo, che vede Manera. Lo lancia sulla fascia. Dai, Manera, Manera, sei un po' lento, io lo so. Però c'hai dei buoni piedi, quindi rientra. La dai al centro per Russo, che da lì non può sbagliare. Da lì non può sbagliare. Molto molto bene. Loro fanno dei cambi, ne facciamo uno a questo punto anche noi, perché appunto Vitor Silva. Allora io invece cambio Manera, perché Manera è un nostro titolare. Cambiamo Manera. Vitor Silva lo lasciamo così. Facciamo entrare Tolomello. Tolomello che nel video che vi dicevo, nel video numero 7, era un titolare inamovibile. 60 ad oggi non può esserlo. Russo per Vitor Silva. Si fa rubare il pallone.
però la togliamo ancora. Giunca, Golfo, Tolomello. Non è da livello di Serie A Tolomello. Fermato, fermato. Purtroppo l'hanno ripresa loro, ma l'avevo fermati bene. Grande McDowell, hai fatto un bel pressing e abbiamo pure recuperato il pallone perché è nostro. Quindi per ultimo l'hanno toccato loro. Gioco per Vitor Silva, che la dà a Fedato. Fedato è entrato da poco, fra virgolette, Peter Brusso. Ha sprecato tutto Russo. Vabbè. Bravissimo Giunca. Peraloi. Russo. Vitor Silva. Dovevo lanciare Fedato, in verità io ho dato un brutto passaggio. Però la partita è finita. Questa è stata tosta. Tutte e due toste. Sia quella precedente che questa. Ho rischiato tutte e due addirittura di perderla. Poi l'ho vinta, però non ho giocato bene. Quella prima forse ho giocato un po' meglio. Questa proprio ho giocato male, male, male. Manteniamo il primo posto. Fiorentina vince. L'Inter mi sa che ha pareggiato. Ho perso addirittura. Milan e Napoli rimangono così. Abbiamo Juventus e Fiorentina, diciamo che l'Inter se avesse vinto rimaneva più attaccata, quindi poteva essere un grosso problema. Non c'è calciatore dell'anno Asia. Vediamo chi è. Hulk vince il calciatore dell'anno Asia. Io penso che questo gameplay forse lo facciamo un po' più corto. Allora, Barnes, io non uso il CLS, se no era un bel giocatore. Trequartista. Ah, 21 anni. Quanto costa questo? Tanto per capire. Lo so che non posso. Vabbè, allora aggiungiamo la lista dei selezionati e poi vediamo. Di qua tutti 77 abbiamo praticamente. Però tutti un po' in là con l'età. E di qua Herrera 22 anni, non male. Amadou 27, no. Aggiungiamo la lista dei selezionati Herrera. Mediano così non è male. Che faccio? Che faccio? Sono un po' indeciso perché siamo in zona pranzo. Vorrei andare a dare una mano alla mia compagna. Sì, facciamo così. Nel prossimo gameplay giocheremo contro il Frosinone, quindi la sfida di B. Come sta messo il Frosinone? Come si vede la classifica? Non lo ricordo mai. Sta messo male, perché... No, questa è classifica di club, non c'entra niente. Che poi voglio vedere una cosa. Dove siamo in classifica di club? No, ancora siamo messi malissimo. 341esimi. Ma aspettavo meglio. Ma aspettavo meglio, lo sapete? Oh, un giorno mi dovete spiegare messaggi. Carriera allenatore. No, vabbè, non lo trovo. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, pollice in su, commentate, condividete e se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Ciao, alla prossima!